Volevo veramente esprimere il mio ringraziamento alla Croce Rossa Italiana che oggi è qui a Frigento per i prelievi e per i test sierologici con la comunità frigentina, con i 64 frigentini che sono stati sorteggiati dall'Istat. Ritengo che sia un'iniziativa di grande importanza, di grande valore, sia statistico ma soprattutto fondamentale per la ricerca medica e sanitaria, per cercare di capire qual è stata la diffusione del virus e vedere come sconfiggere questa terribile aggressione che il nostro paese ha ottenuto. Quindi grazie a chi si sta impegnando in questo senso e chi sta dando una mano alle nostre comunità. Ci troviamo allora nel convento dei Francescani dell'Immacolata di Frigento, un consiglio, dove la Croce Rossa Italiana, giustamente, visto che è come avevamo detto, è qualcosa a livello nazionale, sono arrivati qui questi gli amici della Croce Rossa per fare gli screening, penso, non i tamponi. Ok, non i tamponi, per fare gli screening. Ovviamente a sorteggio ci sono dei concittadini che sono stati sorteggiati, quindi giustamente Istat mi suggeriva, perché è chiaro che non sono del ramo, io faccio tutt'altro mestiere, quindi questi cari amici sono venuti qua per fare questa statistica purtroppo su questo benedetto Covid-19. Quindi il primo che intervistiamo è l'amico Lorenzo. Benissimo, l'amico Lorenzo, diciamo il responsabile. No, non sono, io sono un volontario, diciamo che stiamo coordinando questa. Vabbè, io dico responsabili di questa piccola, certo, equipe. Noi abbiamo il nostro responsabile che è il presidente, il dottor Cavaliere Francesco De Cruttola. Benissimo. E siamo qua ospiti in questo convento con i padri francescani e siamo lieti. E è veramente un piacere perché abbiamo avuto un'ottima accoglienza sia da parte dell'amministrazione comunale e da parte dei frati francescani, veramente è stato impeccabile. E quindi stiamo procedendo ad effettuare questi test sierologici, diciamo, che sono stati predisposti a livello nazionale in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. In questo caso noi siamo la Croce Rossa Italiana, Comitato di Ariano Irpino, che stiamo procedendo ad effettuare questi test, diciamo che sono stati predisposti dall'Istat praticamente. Ecco, ecco, quindi diciamo che le persone chiamate praticamente, le persone chiamate, sono state esatto, non sono stati praticamente, sono stati invitati, diciamo, questo merito a un sorteggio dell'Istat, insomma, ecco. Perfetto. E quindi questa è la cosa. Siamo qui e stiamo procedendo a gonfie vele e quindi per adesso sta andando tutto bene. Benissimo. Ringrazio ovviamente i frati francescani, l'amministrazione comunale, ringrazio tutti perché, ripeto, è stata veramente un'accoglienza impeccabile. Grazie, benissimo. Grazie a tutti, benissimo. Davvero. Un'altra domanda. La popolazione, diciamo, questi giovani, questi sì, anziani che sono stati chiamati per fare questo screening, quale risposta c'è stata? Hanno dato una risposta molto positiva, sono stati veramente molto gentili, hanno aderito in modo veramente, diciamo, con grande responsabilità. Quindi sia una fascia di età ovviamente che va, ovviamente insomma, persone più anziane, persone giovani, persone di fascia anche medio. Anche giovanissimi. Anche giovanissimi, perfetto, benissimo. Sì, hanno quindi risposto bene, quindi È una grande soddisfazione per noi e innanzitutto anche per la popolazione frigentina, che quindi si possono ritenere veramente orgogliosi di aver risposto in modo veramente lodevole a questa iniziativa, diciamo nazionale, oserei dire nazionale. Perché quindi sono state prese ovviamente tutte le fasce di età, diciamo. Sì, tutte le fasce di età, dai bambini, fasce medio-alta, persone anziane, quindi diciamo. Benissimo. Quindi veramente sono stati bravissimi. Benissimo. Tu come ti chiami? Io sono Angela. Benissimo. Volontaria della Croce Rossa. Perfetto. Quindi sono stata chiamata proprio per effettuare questi prelievi. Vedo che la gente è disponibile, quindi speriamo che
tutti accettano, almeno chi ha accettato si presentasse a fare questi prelievi, questi test, perché veramente sono utili e servono. Ma tu sei quella che operi o dai una mano? No, io sono sono quella che opera. Ah, perfetto. Allora proprio ho azzeccato la persona adatta. Sì. Lo mandiamo pure a quest'altro, anche se non sta con la divisa dalla Croce Rossa. In borghese, perché mi occupo della logistica, quindi non è indispensabile avere la divisa in questo momento. Perfetto. Angelo, sono volontario della Croce Rossa di Ariano Irpino. Niente, colgo l'occasione per fare un augurio a tutti i cittadini di Frigento, tutti i cittadini di Ariano, affinché possiamo uscire presto da questa emergenza e di continuare a rispettare le norme, soprattutto le norme igienico-sanitarie, soprattutto negli spazi affollati, perché il virus c'è ancora purtroppo dobbiamo indebolirlo ancora di più affinché scompaia del tutto. Un saluto ai frati, vi vogliamo bene e vi chiediamo anche una preghiera per tutti i volontari e tutti i sanitari che si sono impegnati in questa emergenza. Grazie. Benissimo. Niente, allora a nome della Croce Rossa Italiana, del Comitato di Ariano Irpino, io vorrei esprimere il mio ringraziamento al signor Sindaco che ci ha messo a disposizione la popolazione, ha invitato tutta la popolazione, insomma, a contribuire, quindi a partecipare a questo screening. Quindi io voglio ringraziare, oltre ai frati francescani che ci hanno messo a disposizione i loro locali, ringrazio il sindaco per averci messo, dato la possibilità di effettuare questi test sierologici per conto dell'Istat e per conto anche della nazione. Permettetemi di dire questa cosa che è molto importante. Grazie, grazie di cuore, grazie signor sindaco, grazie. Allora volevo ringraziare io la Croce Rossa per l'ottimo lavoro che loro stanno svolgendo e ringraziare attraverso la Croce Rossa un poco tutte le associazioni di volontariato che operano in Italia e che sono veramente un valore aggiunto alla nostra società. Senza di loro non riusciremmo noi sindaci a risolvere veramente tanti i problemi, soprattutto in situazioni di emergenziali come questi qui. Andrà tutto bene, insieme ce la faremo!